Dalla bellissima Sardegna, uno schiaffo al governo e un incoraggiamento ad un'alternativa verso queste destre. È importante questo risultato perché la grande area progressista, ecologista, civica è riuscita in un'impresa difficilissima. La Todde è stata molto brava e ha vinto a Cagliari, a Sassari, in tutte le principali città dove c'era maggiore voto d'opinione, ha vinto nonostante la presenza di un candidato di area progressista che era Soru, che ha preso oltre l'8%, quindi oltre il 52-53% dei sardi ha votato contro questa destra. Questo è un messaggio importante e significativo e serve anche per l'Abruzzo, dove l'ottimo candidato di area progressista e civica, che è Luciano D'Amico, ha una seria possibilità il 10 di marzo di fare il bis di questa grande vittoria. Basta con una destra arrogante che sta sgovernando il paese, ma soprattutto Giuseppe Conte in particolare, anche la Slime, si facciano carico di realizzare una grande alternativa alle destre, credibile, forte, un campo giusto e anche un impegno: cambiare la legge elettorale della Camera e del Senato per consentire ai cittadini di scegliersi deputati e senatori. È indecente che possano scegliere i consiglieri regionali, perché li scelgono con le preferenze, ma non possano scegliere deputati e senatori.